Estoria 2012, ottavo Festival Internazionale della Storia Vidal, benvenuto nella tenda API. Il festival è ideato ed organizzato dall'Associazione Culturale Estoria e si svolge sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comune di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione Italiana Editori, grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche e di sponsor privati. Sta per iniziare ora l'incontro intitolato La forza della ragione, il secolo dei lumi. Intervengono Luigi Mascilli Migliorini e Giuseppe Trebbi. Buona storia a tutti. Grazie. Ringrazio il pubblico che è intervenuto in curante dell'ora un po' avanzata a questa conferenza che presenta un titolo, se vogliamo, un po' curioso nel contesto della rassegna, perché pone in relazione l'idea di profezia con l'illuminismo. Ne parlerà il mio collega, il professor Luigi Mascilli Migliorini, che è professore ordinario al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università di Napoli, l'Orientale, dove insegna storia del Mediterraneo e storia della Francia moderna e contemporanea, che ha insegnato anche in Francia all'École Normale Supérieure, collabora con importanti riviste culturali, collabora con La Nazione, collabora sulle 24 ore, dirige la rivista italiana di studi napoleonici ed è co-direttore della rivista storica italiana e soprattutto ha collaborato a quella grande storia d'Italia curata da Giuseppe Galasso per la UTET. Ricordo solo alcuni dei suoi libri, La cultura delle armi, Saggi sull'età napoleonica, più volumi sulla figura di Napoleone, poi Il mito dell'eroe, Italia e Francia nell'età della restaurazione, La tradizione toscana, da Montesquieu a Berenson. Qualche intervento farò anch'io e mi presento, sono Giuseppe Trebbi e insegno storia moderna all'Università di Trieste. Comincerei senz'altro con chiedere questo a Luigi Mascilli Migliorini, se possiamo concepire e definire come profetica la ragione degli illuministi e se sì, in quali aspetti e in quali autori. Ma la domanda è quella che tu dicevi anche all'inizio come domanda un po' eversiva di un festival dedicato ai profeti e quindi alla profezia. Gli illuministi, con il loro culto della ragione, con la loro insistenza sulla razionalità umana, che cosa hanno a che vedere con quella dimensione che noi immaginiamo propriamente religiosa del profeta? Anche se forse una parte di questo dubbio già si scioglie immaginando che per profeti e per profezia noi potremmo immaginare anche nel nostro senso comune due modi diversi di intendere le parole. Per un verso, cioè quello appunto più propriamente religioso, una forte tensione a immaginare in qualche modo la testimonianza oggi nella vita mondana, terrena, di qualcosa che dovrà accadere ma che non necessariamente accadrà nella nostra vita terrena. L'altra invece, per profeta, si intende in maniera forse talvolta più banale, più semplice, qualcuno che nel suo tempo ha saputo vedere una cosa o addirittura prepararla, come potrebbe essere proprio il caso degli illuministi, preparare qualche cosa di materiale o di immateriale, una scoperta, un'idea, che poi in realtà si è verificata molto tempo dopo. E così abbiamo profeti dell'Unità d'Italia, profeti dell'Europa Unita, abbiamo profeti della tecnica, abbiamo profeti della libertà, come sembrerebbe essere il caso dei più grandi protagonisti dell'illuminismo. Doveva essere con noi, tra l'altro, tu Giuseppe, lo sai, uno dei maggiori storici italiani, forse il maggiore storico italiano dell'età dei lumi, che è Giuseppe Ricuperati. Poi qualche motivo di salute è intervenuto proprio negli ultimi giorni, ce ne rammarichiamo, non gli ha consentito di essere con noi. Ne avevamo però discusso, lui mi aveva mandato qualche traccia del suo intervento e naturalmente da entusiasta illuminista, dirò poi tra poco come io lo sia in maniera molto più tiepida, essendo un amico dei romantici, diciamo così, che invece sono pienamente profetici e visionari,
Tuttavia Giuseppe Recuperati, che dovevano ovviamente difendere un po' il mondo delle sue passioni, dei suoi studi, discutendo con me, discutendo con Giuseppe Trebbi, ci ha lasciato una traccia nella quale insisteva su due aspetti che vorrei già, come dire, richiamare alla vostra attenzione, un po' per fare in modo che anche lui sia con noi oggi, e naturalmente lo salutiamo con molto affetto, e poi perché effettivamente pongono in una certa maniera la questione del rapporto tra profezia e ragione, o se vogliamo profezia e illuminismo e uomini dell'illuminismo, che era anche nella domanda di Giuseppe. Dice Giuseppe Recuperati: qual è in fondo il primo grande dono, la prima grande contributo, il primo grande contributo che l'illuminismo italiano, ma potremmo dire l'illuminismo tout court europeo, dà alla questione della profezia e all'essere profetici? Beh, paradossalmente il contrario di quello che noi ci aspetteremmo, che dicevamo prima, non una dimensione religiosa, ma al contrario una dimensione propriamente laica e secolarizzata. Mi scriveva Recuperati, che è grande studioso soprattutto di Pietro Giannone, ecco, la battaglia contro la Chiesa, la battaglia che riduce in qualche modo tutte le nostre grandi inquietudini sul terreno della storia, sul terreno della società, sul terreno della pratica operosa del mondano, starei per dire, beh, questo è, se non già una profezia di ciò che avrebbe dovuto poi accadere, cioè un mondo che, nonostante la forte tensione religiosa che non si è mai persa, si è indubbiamente secolarizzato, ha comunque combattuto nei confronti della Chiesa e delle chiese nelle loro forme più organizzate e quindi anche più oppressive, battaglie che in qualche modo poi alla fine la stessa Chiesa ha dovuto riconoscere come corrette, come utili anche allo svolgimento poi dell'autentica missione di fede e di religione che è propria della Chiesa, e poi comunque un contesto che forse è ancora più importante, cioè in qualche misura dall'illuminismo in avanti qualsiasi voler essere profetici e qualsiasi profezia deve misurarsi con il mondo reale, non può essere solamente la testimonianza, l'annuncio del mondo che verrà. E da questo poi lui fa discendere un altro punto che mi sembra interessante, beh, un altro intermedio lo voglio ricordare perché è tutt'altro che trascurabile, e poi il contributo dell'illuminismo dà in questo mondo secolarizzato alla questione della finitezza della vita umana. Proprio perché la profezia diventa l'annuncio di una possibilità di felicità terrena, vorrei dirlo così, come forse nemmeno Recuperati direbbe, ma mi sembra questo, cioè l'illuminismo è l'annuncio della possibilità per gli esseri umani di essere felici e di stare bene su questa terra, si interroga in una maniera molto complicata con quella finitezza della natura umana, cioè con la morte, che in qualche modo costituisce, a mio giudizio, ne parleremo forse quando ritorniamo su questo argomento dalla parte dell'utopia nell'illuminismo, costituisce un elemento agonistico molto bello, cioè immaginare di essere felici nel corso della propria vita non esaurisce del tutto l'inquietudine e la domanda su che cosa accada nella vita dopo, se c'è vita, o che cosa accade nella storia. Da qui un illuminismo che in qualche modo potrebbe essere, e qui mi sembra che possiamo dare ragione ai sostenitori di questa tesi, potrebbe essere, proprio perché tutto dentro una profezia intramondana, in qualche modo però poi libera la possibilità della successione delle generazioni, cioè consegna di per sé un testimone alle generazioni, perché altrimenti dovrebbe immaginare che quell'annuncio di possibilità di felicità sulla terra finirebbe nella dimensione puramente biografica di una generazione, e naturalmente sarebbe una cosa estremamente misera. Quindi nel momento stesso in cui potremmo immaginare che l'amputarsi del discorso religioso non restituisca profondità ad un profetismo dei lumi, al tempo stesso dobbiamo riconoscere che in realtà il profetismo dei lumi si esercita in quella maniera laica, secolarizzata, che ovviamente conosciamo, che molti di noi provano anche a praticare, cioè sapere che il limite non è posto nella tua vita, non è nell'arco della tua esistenza che si gioca la possibilità della profezia di avverarsi,
ma anche senza Dio questa profezia si può trasportare come un testimone alle generazioni che vengono. E da qui quindi l'altro punto su cui si potrebbe dire che profezia e ragione, profezia e illuminismo si incontrano, e cioè il terreno più concreto, più semplice, dove potremmo anche fare qualche nome come tu mi sollecitavi, e cioè i grandi legati, perché non sono dei veri e propri risultati, che la cultura illuminista lascia alle stagioni successive e soprattutto alla prima, che interviene immediatamente dopo, che è quella contraddittoria con lui ma anche dialogante con l'illuminismo, che è la Rivoluzione francese. Vorrei dire, cioè, se noi prendiamo tutto l'insieme della grande riflessione europea sull'illuminismo, cominciamo a trovare parole d'ordine che sono costituzione, libertà, rappresentanza degli uomini e delle donne, perché c'è anche una questione femminile tutt'altro che trascurabile nella cultura dell'illuminismo, progresso economico, trasformazione tecnologica, eguaglianza anche, sia nella parità dei sessi, sia soprattutto nella parità delle condizioni sociali. Ora, tutto questo, a mio modo di vedere, nell'illuminismo rimane, naturalmente qui possiamo pensare per gli italiani a grandi nomi come le trasformazioni economiche immaginate da un economista come Genovesi, le capacità, diciamo, costituzionali su cui un nostro collega Antonio Trampus qui proprio ha a lungo lavorato, e quindi il nome di Mario Pagano da napoletano lo faccio perché diventa l'estensore della Costituzione dentro la Rivoluzione napoletana brevissima di 5 mesi, tutte parole d'ordine che il riformismo settecentesco illuminista non riesce in qualche modo a tradurre in pratica, solo in minima parte rispetto alla larghezza delle idee che esso genera. Ne costituisce questo ovviamente un limite, forse una delusione per molti dei protagonisti, però per il discorso che facciamo oggi noi è quasi funzionale, perché in qualche modo proprio il constatare che il riformismo settecentesco alimentato dalla cultura dell'illuminismo dentro il quadro dell'antico regime, quindi diciamo fino prima dello scoppio della Rivoluzione francese, non riesce a compiersi se non in una minima parte, scatena per così dire tutta la capacità profetica, cioè fa di questi uomini e dei loro libri i grandi anticipatori, i grandi visionari delle stagioni in cui Costituzione, democrazia e eguaglianza, se proprio non si realizzeranno pienamente, certamente però saranno all'ordine del giorno delle pratiche politiche e dell'Ottocento e del Novecento. Non so se ho risposto alle tue sollecitazioni, ma questo è quello che penso. Il problema evidentemente è che l'illuminismo ha stagioni e aspetti diversi, e per portare avanti il nostro discorso vorrei ricordare per esempio che ha anche una sua interessante dimensione che riguarda la nostra area, perché dal Friuli fino alla Dalmazia abbiamo tutta una serie di pensatori non minori dell'illuminismo, che naturalmente devono però confrontarsi con situazioni che sono per certi aspetti o più arretrate o, se non arretrate, perlomeno periferiche, e quindi i loro problemi sono diversi da quelli di chi opera a Vienna o a Parigi o a Milano. In quest'area che potremmo chiamare Alto Adriatica comprenderei tutto quello che sta a oriente di Venezia, il Friuli, Gorizia, Trieste, l'Istria, la Dalmazia, anche perché vedremo che alcuni legami ci sono. Sono legami molto noti per l'Ottocento. È appena uscito un bel libro studiosa americana, la Rail, che si titola Nationalists Who Feared the Nation, sostanzialmente patriotti che temevano il nazionalismo, che è incentrata sulla figura di Tommaseo, che in qualche maniera le comprende tutte, con i suoi corrispondenti friulani come Valussi, che poi lavora a Trieste, o con i suoi corrispondenti dalmati come Pucic, Carnacic e altri. Però Tommaseo si pone, con i suoi famosi raccolte di canti popolari lirici, si pone all'origine del risorgimento sia italiano sia slavo, questo jugoslavo, questo è molto interessante, ma è l'ultimo, diciamo così, di tutta una tendenza che era emersa negli anni 70 del Settecento con il celebre viaggio in Dalmazia di un viaggiatore padovano, Alberto Fortis. Ora, è difficile sottovalutare e sopravvalutare l'importanza di questo viaggio, che pure durò pochi mesi, perché Fortis sostanzialmente che cosa si porta in valigia? Si porta in valigia Rousseau,
il Rousseau del discorso sulle leggi dell'uguaglianza, si porta in valigia Ossian, di cui è un grande ammiratore. Non so se sapete cos'è Ossian, un celeberrimo falso settecentesco, un presunto bardo scozzese, in realtà era un'invenzione del Macpherson, ma che piacque immensamente al Settecento perché era insieme ingenuo come Omero, ma anche con un elemento sentimentale che ovviamente in Omero non c'era. Ora, la cosa paradossale è che Alberto Fortis, recandosi in Dalmazia con questi pregiudizi, trova una cosa interessantissima, cioè trova i morlacchi, le popolazioni non della costa ma dell'interno, e ne parla in una maniera molto interessante. Io credo di dovere alla nazione da cui sono stato ben accolto e umanamente trattato un'amplissima apologia, e chiaramente l'influenza di Rousseau è fortissima, si esalta la loro semplicità dei costumi, si esalta la loro virtù morale. Il morlacco, che abita lontano dalle sponde del mare e dai luoghi presidiati, è un uomo morale assai diverso da noi. La sincerità, fiducia e onestà di queste buone genti, sì nelle azioni giornaliere della vita come nei contratti, degenera qualche volta in soverchia semplicità. Gli italiani che commerciano in Dalmazia, gli abitanti medesimi del litorale, ne abusano troppo spesso. Le replicate esperienze che si hanno avuto degli italiani hanno fatto passare in proverbio fra loro la nostra malafede. Ad onta di ciò, il morlacco, nato ospitale e generoso, apre la sua povera capanna al forestiere. E potremmo andare avanti con pagine tutte antropologicamente bellissime, furono usate anche da Marino Berengo, sulle amicizie dei morlacchi, sulle loro inimicizie, sui loro costumi matrimoniali. L'innocenza, la libertà naturale dei secoli pastorali mantiensi ancora in Morlacchia, o almeno ve ne rimangono grandissimi vestigi nei luoghi più remoti dai nostri stabilimenti, perché la civiltà evidentemente corrompe. E poi sono un popolo naturalmente poetico. Nelle rustiche conversazioni che si raccolgono particolarmente nelle case, dove vanno di molte fanciulle, si perpetua la memoria delle storie nazionali dei tempi antichi. Vi è sempre qualche cantore il quale, accompagnandosi con una cusla, che è una sola corda, si fa ascoltare ripetendo e spesso impasticciando di nuovo le vecchie pisme. Qui c'è un passo molto curioso in cui dice che lui ha tradotto, e questo è importantissimo, alcuni di questi canti, uno di questi canti morlacchi, non è bello come Ossian. E questo è un po' paradossale perché in realtà Fortis, partendo da un falso, ha scoperto un autentico canto popolare. Non croato e non serbo, croati e serbi se lo sono a lungo contesi, perché è il lamento della moglie ripudiata di Hassan, quindi chiaramente viene da un'area bosniaca musulmana. Comunque è veramente un canto bellissimo e soprattutto ha un aspetto storicamente fondamentale. Tradotto in una lingua, dobbiamo tenere presente che quella volta si ha un'idea anche linguistica molto vaga e l'Oriente si conosceva pochissimo. Tradotto in una lingua della cultura occidentale, ha fatto conoscere quella che poi noi chiamiamo, fino al recente film concerto, direi l'anima slava, ha fatto conoscere l'anima slava all'Occidente, cioè nomi non da poco, Goethe, Herder, si sono formati la loro percezione del mondo slavo leggendo Alberto Fortis, leggendo Larry Wolf, una storica americana, vi ha dedicato un migliaio di pagine a questo libro. Ma tra il libro originale e alcune sue divulgazioni, come Le Morlacche della Giustiniana Winnet, che fa un'operazione molto interessante, perché prende questi morlacchi che però trattavano male le donne, ne sceglie uno, secondo lei, particolarmente sentimentale, così da offrire alle lettrici sia l'uomo rozzo e primitivo, ma anche col sentimento, l'opera avrà nel primo Ottocento una importanza straordinaria, che parte tutta dal fatto che per Fortis il primitivo è qualcosa di positivo rispetto alla civiltà. Con una contraddizione interna però, perché Fortis è anche preoccupato del progresso economico della Dalmazia. Per cui dopo una decina d'anni torna in Dalmazia, parla a un'accademia di agricoltura, l'Accademia di Agricoltura di Traù, con un suo progetto in realtà molto ingenuo per promuovere l'agricoltura della Dalmazia, perché dalla coltivazione dei luoghi nudi e di boscati e particolarmente l'introduzione dei castagneti può risorgere l'agiatezza e certamente a sensibili gradi rendersi meno lagrimevole l'infelicità nazionale. Si tratta, per l'Accademia di Spagna, dunque, la Dalmazia tutta è chiamata a coltivare quei prodotti che alla sua decadenza agronomica
possono apportare sollecito risorgimento. Che poi questo risorgimento della Dalmazia sarebbe piantare tutto a castagne, amici mi dicono che era un'idea folle, però è un'idea che ci rivela, è stato notato da Torcellan, da Venturi, che in realtà Fortis non ha presente solo Rousseau, ma anche Voltaire. Voltaire che ha vendicato l'Ucraina e la Dalmazia nella nota dell'Histoire de Mers come luoghi dove l'agricoltura è potuto svilupparsi, perché abbiamo questi due aspetti: l'ammirazione del primitivo e al tempo stesso la volontà di produrre quel progresso che teoricamente questo primitivo dovrebbe distruggere, ecco. E con questo abbiamo almeno accennato quel nome fondamentale di discussione sull'illuminismo che è Rousseau, ecco. Forse la discussione sull'illuminismo e la profezia, Rousseau ci sta bene, ecco. Cosa ne pensi? Sì, certo, Rousseau ci sta benissimo, il grande segno di contraddizione. Tant'è vero che, come sappiamo, talvolta si ha difficoltà a inserire un autore come questo nel pieno della cultura illuminista, anche se è vero che vi appartiene pienamente. Lo si immagina piuttosto, talvolta i letterati usano queste categorie, il preromanticismo, che poi non esiste, e però è anche vero, come diceva adesso Giuseppe Trebbi citando questo bellissimo viaggio in Dalmazia, che la fortuna talvolta di questi autori è più una fortuna già pienamente romantica piuttosto che nel vivo di una stagione illuminista. Rousseau è un segno di contraddizione, credo utile per il nostro discorso di oggi, perché con lui, ma in fondo anche con autori che si ispirano a lui, sentendo queste pagine mi ricordo veramente proprio lo stesso ritmo, gli stessi toni che fa un viaggiatore inglese, Boswell, quando va in Corsica. Anche lui, tra l'altro, Corsica legata a Rousseau, perché Rousseau verrà invitato a redigere un piano di costituzione per la Corsica, e quando verrà sollecitato a farlo dirà: lo faccio molto volentieri, perché questa è una delle poche dei pochi luoghi al mondo in cui è rimasta intatta una capacità di democrazia, una capacità di eguaglianza, quindi una capacità di costituzione. E Boswell, quando va in giro per la Corsica, racconta di una Corsica e di corsi non molto diversi dai morlacchi. Ti interrompo solo un attimo per dirti che questa è anche un'idea di Tommaseo. Tommaseo, molto criticato per questo, aveva detto Croce, che diceva: questo fa dei paragoni tra i luoghi dove è stato, non è certo. Stato proprio paragona la Corsica alla Dalmazia. Allora abbiamo quindi un illustre predecessore in questo nostro tipo di conversazione. Che cosa accade però? Che si tratta di una profezia all'indietro. La contraddizione straordinaria che ci regala Rousseau per il nostro discorso di oggi è che il tempo dell'oro, diciamo, il momento più straordinario dell'umanità è in qualche modo sì proiettato in avanti, perché deve essere riconquistato, ma si è già dato. E quindi in fondo con Rousseau noi abbiamo una profezia che ci obbliga a pensare non in avanti ma a pensare all'indietro, a quello che è stato perduto e non a quello che ancora deve essere guadagnato. Ed è, a mio giudizio, un regalo straordinario, perché più in generale dobbiamo sempre chiederci, per Rousseau è consapevole ovviamente ed è esibito questo uso della profezia, per molti altri non è esibito ma esiste, quindi noi dobbiamo chiederci molte volte in quale misura la profezia si nutra di immagini del futuro, alla Giulio Verne tanto per capirci, palloni sommergibili che non sono, o alla Leonardo da Vinci, ma questi sono, ripeto, le accezioni di un certo modo di capire la parola profezia e il lavoro dei profeti, diciamo così. Ma molto più spesso, in maniera non esibita, inconsapevole e quindi un po' insidiosa, a mio modo di vedere, i profeti hanno il volto che guarda all'indietro e non avanti. Cioè sono piuttosto dei nostalgici di una cosa che essi immaginano sia accaduta, e se e come essa sia accaduta sarebbe tutto da dimostrare, piuttosto che degli anticipatori. Certamente in questo loro mescolare il passato e il presente, stando per come dire, come dei Giano nel il passato e il futuro, stando come dei Giano nel loro presente, sono figure estremamente fertili. Come è fertile la profezia di Rousseau? Perché essa, a differenza di altri profeti dell'illuminismo, come quelli che ricordavamo prima, quelli che piacciono in qualche modo di più a Recuperati, che stanno con i piedi per terra, per dir così, in Rousseau
come tutti sappiamo, questa idea di una società che prima era di eguali e che poi la proprietà privata inficia, distrugge, creando una inimicizia tra gli uomini che ci portiamo fino ai nostri giorni, per cui il primo che disse questo è mio, racconta Rousseau, determina le condizioni di un'infelicità umana che non potrà essere risarcita che solo nel momento in cui quel mio sarà tornato ad essere un nostro. E beh, questo è poggiato, lo sappiamo tutti, su una antropologia fortemente benevolente, cioè su un'idea convinta che in qualche modo l'uomo nasca buono. E se non buono, benevolente, cioè con un rapporto nei confronti degli altri simili che non è necessariamente un rapporto di ostilità, di conflitto, di prevaricazione. Sono solo le condizioni generali di contesto nei quali poi egli in qualche modo finisce col trovarsi a vivere da determinare il passaggio dalla benevolenza alla malevolenza. E questo mi fa sempre ricordare, per dire quanto è forte questo punto e quanto sia l'alimento di quella dimensione profetica per la quale Rousseau sta bene qui oggi nel nostro discorso, mi fa sempre ricordare un mio amico filosofo, Giuseppe, il quale diceva che è vero, come diciamo naturalmente tutti quanti noi, vabbè, ma la realtà ci dimostra che gli uomini sono tutt'altro che benevolenti e che la pianta umana probabilmente è una pianta, è un legno storto, come avrebbe detto Kant, da cui c'è poco da immaginare che si possa raddrizzare. E tuttavia, così come non esiste una possibilità di una dimostrazione, per così dire, razionale, visto che parliamo di illuministi, della bontà naturale dell'uomo, tutto sommato però una prova puramente filosofica della naturale malevolenza dell'uomo, esistono le prove storiche, cioè noi ogni volta che diciamo che l'uomo è naturalmente disposto al male, naturalmente disposto al male, dobbiamo richiamare non la natura ma la storia, cioè diciamo, vedete, infatti non si trova una società umana in cui non ci sia stata guerra, conflitto, prevaricazione, e quindi ha, diciamo, la stessa forza concettuale la disposizione al male dell'uomo della disposizione al bene. Questo dà a Rousseau una grande forza profetica. Perché? Perché è vero che probabilmente noi non riusciamo ad utilizzare questa sua età dell'oro, sguardo del passato che si proietta verso il futuro, per una realizzazione immediata. E allora sì, abbiamo più bisogno, diciamo, dell'illuminista profeta tecnocratico, quello che ci spiega come funziona una macchina, che prepara la macchina a vapore, che ci fa una costituzione e ci spiega quali devono essere pesi e misure di un mondo nel quale gli uomini, se non ci sono i pesi e misure, deragliano. E tuttavia il pensiero di Rousseau ha sempre avuto, ce lo ha tuttora, una funzione di pensiero al limite, cioè intanto tutto, come direbbero i matematici, al limite, una funzione al limite, cioè intanto tutto questo nostro bric-a-brac, direi, questo bricolage del presente, questo interrogarci, che ne so, oggi su quale sia la migliore riforma elettorale o quale sia il migliore sistema economico, hanno una ragione d'essere e noi li seguiamo con attenzione perché dentro di noi, comunque al limite di una storia che non vedremo, ecco la profezia, ma che potrebbe determinarsi un giorno e di cui noi siamo pezzi di questa determinazione, noi immaginiamo che al limite ci sia la società felice e libera degli eguali che immagina Rousseau. E se non avessimo questi pensieri, questo pensiero, ma questi pensieri, tornerò tra un minuto sull'utopia, ripeto, probabilmente tutto il nostro affannarci sulle condizioni del presente assumerebbe una dimensione molto più misera, molto più inutile. Invece tutto questo ci dà lo slancio che è poi lo slancio dell'utopia, lo slancio della profezia. Ecco, io vorrei, restando sempre nell'area regionale alto-adriatica, prendere invece un attimo la parola a difesa degli illuministi tecnocratici, diciamo così, perché specialmente in situazioni di riconosciuta arretratezza o marginalità o in luoghi del tutto nuovi come Trieste, diciamo così, che nasceva quasi dal nulla a metà del Settecento, le difficoltà da affrontare sono tali che è comprensibile che anche solo per raggiungere il grado di sviluppo dei paesi più avanzati l'elemento che emerge, a volte anche in maniera eroica, sia la passione del fare.
Prendiamo per esempio questa Accademia dell'Agricoltura di cui avevo accennato. Le Accademie dell'Agricoltura vengono introdotte nella Repubblica di Venezia per iniziativa del friulano Antonio Zanon, il quale però, mentre ottiene un buon ascolto a Venezia, non è che in Friuli abbia vita facile, perché per esempio lui è un cittadino popolare di Udine, ma come si ricordava e abbiamo recentemente verificato era vero, la sua famiglia era di origine ebraica. Allora, proporre un'Accademia dell'Agricoltura nella quale siedano assieme i Coloredo e lo Zanon è una cosa praticamente impossibile. Ci potrà essere l'imprenditore illuminista di famiglia nobiltà recente come Fabio Asquini, che fa delle magnifiche cose, ma la nobiltà feudale friulana per esempio o rimane assente o, se è colta, coltiva dei progetti radicalmente diversi. Il più colto dei feudatari friulani, Giorgio di Polcenigo, odia lo Zanon, allude alle sue origini ebraiche, si avvale delle sue letture, anche di Voltaire, ma soprattutto di Boulainvilliers, per tratteggiare un quadro dei feudatari friulani che i loro feudi li devono addirittura alla conquista longobarda e quindi sono autonomi anche rispetto a Venezia. E di tutta questa smania dello Zanon di produrre e di rendere economicamente più prospero il Friuli farà una satira in un epigramma alla morte dello Zanon. Sulla sua tomba un gelso orsù piantate, arda la torba e cuocia le patate. Il che è esattissimo, perché Zanon era stato un grande propugnatore della sericoltura in Friuli, si era interessato alla diffusione della patata, aveva promosso con il conte Asquini le torbiere. Ancora oggi a Fagagno c'è una bellissima oasi naturalistica per le cicogne in transito che nasce dalle torbiere di... Quindi era vero che in larga misura la azione dello Zanon si era rivolta a queste piccole cose, ma con un entusiasmo incredibile aveva dovuto per esempio affrontare i problemi del clero. Il clero non voleva o non era interessato alla cultura del gelso, perché sul gelso non si percepiva la decima. E allora lo Zanon, di origine ebraica, si fa tradurre dal francese una benedizione per i bachi da seta, in maniera che i sacerdoti possano essere invogliati per i diritti di stola a collaborare a questo tipo di diffusione. Ecco. Lo Zanon aveva una visione che non è quella di tutta la cultura friulana, della contrapposizione tra cultura scientifica e cultura umanistica. Lui ha degli atteggiamenti un po' negativi sulla cultura umanistica, ma la cultura umanistica friulana in questo periodo si risveglia e produce cose nuove. Per esempio, dagli studi sul Patriarcato d'Aquileia nasce uno dei maggiori giuristi della Repubblica di Venezia del Settecento, il Montegnacco, che è quello che proporrà, come se fosse niente, e riuscirà in parte a realizzare, la confisca dei beni ecclesiastici molto prima di Napoleone. Oppure l'abate Bini, che è amico del muratore, istruisce sulle monete aquileiesi il giovane Gian Rinaldo Carli di Capodistria. Siamo in un'epoca che c'è difficile capire, ma diventare esperto di monete, di nascita delle zecche medievali e del peso effettivo che avevano avuto le monete, quindi, e anche teorico del modo in cui quindi andavano scambiate, in assenza a quei tempi di cattedra di economia, che la prima di commercio la faranno appena negli anni 50 per genovesi, in un'epoca in cui di economia si occupavano teologi e giuristi, significa che il Carli diventerà un esperto di economia rinomato, che finirà nel Consiglio Supremo d'Economia di Milano accanto a Pietro Verri. Perché si uscì a Milano e non a Capodistria? Perché come nobile capodistriano era escluso rigorosamente da tutte le cariche riservate ai patrizi veneziani e quindi praticamente si trovava nella propria Venezia una carriera impossibile. Va a Milano e ricordiamoci che questo autore molto cauto, che più tardi scriverà anche contro Rousseau, ha però colto l'elemento, diciamo così, del patriottismo, e di un patriottismo che deve superare le dimensioni regionali, anche perché sennò lui capodistriano cosa ci va a fare a Milano, che è all'origine di uno scritto molto importante apparso sul Caffè dei Fratelli Verri, e cioè della Patria degli Italiani, che è del 1765, in cui dalle originali, probabilmente modeste, questioni sue personali, che Venezia non lo sosteneva abbastanza, eccetera, si passa all'affermazione che un italiano in Italia non è mai forestiere e che quindi bisogna aggiungere al dovuto rispetto, perché Carli è un legalitario, per il proprio principe naturale, anche
un atteggiamento di fraternità, diciamo così, tra coloro che comunque vivono in uno stesso paese. Sono italiano, e un italiano in Italia non è mai forestiere, come non lo è in Francia un francese. Siamo tutti della medesima condizione, della medesima patria. Noi abbiamo una patria di natura, che è il luogo ABC dove siamo nati, e una patria di diritto, che è l'Italia, in cui tutti siamo costituiti membri di una nazione che conta sino a 15 milioni di cittadini. Sicché vedete che anche quello che generalmente è considerato, per certe ragioni, uno dei più cauti tra i pensatori illuministici, ha però a un certo punto nella sua riflessione questa visione di una patria italiana che, tra tante false anticipazioni che sono cercate in Dante, in Machiavelli e altri autori del 500-600, forse è già il primo testo, secondo Franco Venturi, che si può porre all'inizio di questo discorso sulla nazione italiana. Potrei poi citare ancora Antonio De Giuliani, però Antonio De Giuliani è tutto il contrario di un utopista, perché, come mi faceva notare Luigi Firpo a proposito dell'utopismo cinquecentesco, e a un certo punto qualcuno gli aveva chiesto: ma Francesco Patrizi da Cherso? No, quell'autore idealizzava Venezia e quindi non poneva una città ideale, ma cercava di mostrare che era perfetta una città reale. Il De Giuliani, che adesso non vi leggerò per ragione di tempo, ma che è notissimo nelle sue considerazioni sulla città di Trieste, prende la Trieste di Maria Teresa, di Giuseppe II, come prova dello splendore. Più tardi crederà meno all'illuminismo, ma in questa sua fase degli anni 80-90 del Settecento è ancora convinto dello splendore dell'assolutismo illuminato. Questo però è proprio il contrario di quello di cui vorrei parlarti, cioè non di coloro che prendono di mira la realtà per modificarla o per presentarla, ma di coloro che vogliono costruire un'utopia, cioè, almeno secondo certi manuali, coloro che indicano una meta ideale senza restare attardati a definire i mezzi col quale raggiungerla. Prima di risponderti su questa ultima, diciamo, provocazione, ultimo terreno, cioè immaginare una società ideale senza preoccuparsi di quali sono i mezzi per raggiungerla, cioè l'utopia nell'illuminismo, però io vorrei rendere omaggio, Giuseppe, perché quella tua espressione della passione del fare mi ha colpito, quasi mi arrenderei ai tuoi autori e alle tue sollecitazioni. Passione del fare contiene effettivamente una grande dimensione profetica. Ha ragione Giuseppe Trebbi, lui ne ha citati alcuni. Io ricordo un caso straordinario che non a caso però si incontra con la rivoluzione, che è quella di Condorcet. Condorcet è essenzialmente un matematico, grande illuminista francese, un matematico. E quindi le sue pagine, diciamo, sono riempite, quando spera in un mondo migliore, sono riempite di ragionamenti molto spesso aritmetici, come quelli per come ottenere, per esempio, la migliore delle maggioranze possibili dentro un sistema elettorale, lo sviluppo dell'economia, cioè ha degli elementi, come dicevo prima, tecnocratici piuttosto evidenti. E però non posso dimenticare, non possiamo dimenticare tutti insieme, Condorcet in una soffitta di Parigi con il terrore che incalza e sa che da un momento all'altro qualcuno verrà a prenderlo e ingiustamente peraltro a ghigliottinarlo. In questa soffitta lui continua a scrivere l'ultimo suo capolavoro, che è l'abbozzo di un quadro, diciamo, della società umana, cioè le ultime giornate, gli ultimi mesi, le ultime ore di questo grandissimo illuminista, che sa, peraltro, una tragedia non storica ma esistenziale, perché un uomo che ha combattuto per la trasformazione, per la rivoluzione, e sta per essere ucciso da quella stessa rivoluzione, potrebbe immaginare il più grande scacco della propria esistenza e della storia in generale. E tuttavia, nonostante quello che gli sta accadendo e che sta accadendo, egli rimane fedele all'idea che la ragione, la scrittura, l'immaginare i mezzi per arrivare ad un mondo diverso e più felice siano intatti, siano integri. Vale la pena di spendere le proprie ore, le ultime proprie ore di vita in questo, e sono modelli straordinari che danno appunto ragione a Giuseppe Trebbi, alla passione del fare di quegli illuministi. Poi certo ce ne sono altri, perché c'è questa dimensione profetica, utopica dell'illuminismo settecentesco, che poi in qualche modo è eredità
del passato e prosecuzione verso l'avvenire, che a mio giudizio suggeriscono, come dire, un piccolo regalo per il nostro presente. Quando queste utopie settecentesche si esercitano, o immaginando società reali che vanno mutate, o più spesso delle vere e proprie società che vanno, ideali che vanno fondate completamente, in fondo il calco su cui si muovono mi sembra di poter dire che sia questo. Queste società utopiche, che dovete immaginare quindi società del benessere, uomini e donne vivono in condizioni straordinariamente diverse, più semplici e più felici rispetto a quelle nelle quali anche noi oggi e certamente i nostri predecessori erano costretti a vivere, hanno questa felicità per due elementi. Primo, la sobrietà dell'esistenza. Si tratta cioè di società nelle quali si è capito ciò che è inutile e ciò che è utile, ciò che è vanità dei consumi, dell'esibizione del fasto, che non vale la pena, diciamo, né di inseguire nella propria vita né soprattutto di spendere denaro proprio o della comunità per ottenere. E dall'altra parte un'elevata, per così dire, tecnologia, cioè laddove prima l'uomo e la donna erano sottoposte alla pena del lavoro manuale, della fatica quotidiana, le macchine, lo sviluppo della tecnica ha consentito di liberare ore di tempo, da tempo, come dire, da tempo costretto a tempo liberato, che rende appunto la vita di queste società gradevole e spesa, come potete immaginare o come possiamo leggere, ora nella conversazione, ora nella musica, nella poesia, nell'accudimento dei figli, nello sviluppo di altre dimensioni. Beh, questo è un interessante modo di fare profezia per i nostri tempi, che sono tempi in qualche modo dilaniati dalla sensazione che, per un verso, spendiamo troppo del nostro tempo e spendiamo troppe delle nostre risorse. Quando dico nostre risorse penso naturalmente alle risorse private, quelle che ciascuno di noi in varia misura possiede, o alle risorse generali di una società, del pianeta, si dice naturalmente oggi. Abbiamo la sensazione che in fondo stiamo indirizzando una parte eccessiva di queste risorse al raggiungimento di obiettivi che poi alla fine non consentono di realizzare una condizione di benessere né materiale talvolta, e soprattutto non un benessere morale, non una felicità, che come sapete è parola chiave per il Settecento dei Lumi. E tuttavia dall'altra parte, e quindi in qualche modo invece di incolpare noi stessi, incolpiamo la tecnologia, cioè immaginiamo che sia lo sviluppo della tecnica che ci costringa a questo comportamento. E quindi immaginiamo riduzioni, cioè il pianeta soffre di una dispersione di risorse, di una insostenibilità dei livelli di sviluppo, quindi mutiamo le condizioni tecniche perché questa cosa possa trovare un'altra strada. E probabilmente invece noi sbagliamo strada in questo, perché non è un problema di riduzione delle tecnologie, ma di riconversione dei nostri sistemi di riferimento. E quindi in che modo io vedrei a questo punto un illuminismo profetico? Un illuminismo profetico è quello che ci dice che oggi la nostra felicità sta da un lato nel grande sviluppo della scienza e della tecnica, non nel suo deperimento, cioè nella possibilità che la scienza e la tecnica si applichino però alle cose che servono veramente, per così dire si facciano le scoperte, si determinino le condizioni del miglioramento del benessere biologico, materiale, delle donne e degli uomini, laddove la scienza e la tecnica possono ancora farlo. Pensate alle grandi questioni dell'energia. Il Settecento era un secolo che sviluppava tutte le sue riflessioni alla vigilia della più grande rottura energetica che abbia conosciuto l'umanità dai tempi probabilmente della ruota, dell'aratro. E oggi la concentrazione della nostra attenzione su fonti alternative di energia non deve essere confusa con fenomeni, come dire, di riduzione generale della possibilità della scienza e della tecnica di intervenire a migliorare la vita umana, perché questo è ancora, sebbene indirizzata, una possibilità di ciò che noi chiamiamo scienza e tecnica. Dall'altra parte,
lezione profetica dell'illuminismo utopico, un totale, radicale rovesciamento dei nostri sistemi di riferimento morale. Cioè riprendere l'agenda dei nostri obiettivi, delle cose per le quali spendiamo la nostra vita quotidiana, facciamo sì che in qualche modo i nostri figli già si educhino a spenderla, riprendere questa agenda, riprendere questo vocabolario, ritrasformarlo e far sì che nel momento in cui noi incontreremo o incontriamo una scienza e una tecnologia all'altezza degli obiettivi autentici, ci sia quell'incontro felice che non dico che ci possa assicurare le società immaginarie di Fontenelle o di Brockden Brown, quando lo immagina, pioniere americano della fine del Settecento, che immagina addirittura una grande società eguale attraverso le donne. Vi avevo detto come la questione delle donne non è estranea al profetismo dei lumi. Ecco, non quelle società, ma certamente, come avrebbe voluto anche un illuminista del fare operoso come quelli che piacciono a Giuseppe Trebbi, una società migliore rispetto a quella nella quale noi oggi viviamo. Grazie. Grazie. Io sinceramente non saprei pensare a una conclusione migliore di questo nostro colloquio, di quella che ci ha dato Luigi Mascilli Migliorini, però se ci fosse qualche domanda, forse abbiamo qualche minuto ancora per... C'è forse un microfono che può essere fatto girare? Ecco. E c'è una signorina che può gentilmente, ecco, grazie. Sì, allora è un po'... Ecco, questo è il nostro, come no, è nostro, prego. Grazie. E quando studiavo storia delle costituzioni all'università, nella facoltà di giurisprudenza, mi era rimasto molto impresso il vantaggio strategico che avevano nei confronti di altri paesi europei come l'Italia, ma soprattutto l'Inghilterra, la Francia e gli Stati Uniti d'America. Soprattutto per il concetto di Costituzione e la possibilità quindi di inserire all'interno della società il dialogo tra la società e l'autorità. Quindi non più lo Stato sono io, l'era dell'assolutismo sintetizzata nell'antico regime, no? Ma la possibilità di avere il principio della rappresentanza, la democrazia. Insomma, in queste cose gli inglesi, con la rivoluzione morbida del 600, poi in Francia l'illuminismo, la rivoluzione francese, ma non dimentichiamo gli americani, ancora prima dei francesi, con il principio dell'autodeterminazione dei popoli e la libertà e la prima forma di repubblica democratica, perché si parla ancora di una vera repubblica ancora oggi esistente. Ecco. Ma questo vantaggio strategico degli inglesi, dei francesi, rispetto a altri popoli di grandissima cultura come l'Italia, io ho studiato diritto, figuriamoci l'Italia con Roma antica, il diritto, ecco, o anche la Germania per esempio, trova uno scontro terribile europeo, ecco, con quello che poi avverrà nel Novecento. La domanda però che volevo fare per sintetizzare, dov'è però il limite, prendiamo per esempio uno di questi paesi, la Francia, il Settecento, abbiamo parlato di Rousseau, eccetera, dov'è il limite dell'illuminismo e l'applicazione pratica dell'illuminismo quando appunto lo stesso professore faceva riferimento al fatto che dopo Condorcet stava aspettando la ghigliottina. Poi arriverà Napoleone. Ecco, io volevo, proprio perché c'è uno specialista su Napoleone, che ci dicesse due parole soprattutto su questo personaggio. Era qui che volevo arrivare soprattutto. Perché volevo capire, una volta si diceva fu vera gloria oppure no, cioè quanto Napoleone può essere in Francia, ecco la domanda, la prova di quella che è poi la terribile scontro che si ebbe in Europa con le dittature, non è forse quella di Napoleone una dittatura in buona fede? Una dittatura in buona fede, ma sarei tentato di dire che la impossibilità di questa affermazione non sta tanto nella dittatura ma nella buona fede. Cioè è difficile immaginare che Napoleone abbia fatto qualche cosa con una eterogenesi dei fini, cioè non immaginando che il risultato sarebbe stato quello che voleva compiere. Una dittatura certamente rispetto ai punti in cui era arrivato il dibattito che lei stesso richiama, costituzionale del Settecento, le aspirazioni dentro la rivoluzione, è evidente che la società e le istituzioni che sono costruite da Napoleone hanno un'armatura ben diversa.
chiamare in causa le grandi contingenze europee di 25 anni di guerre non servirebbe, forse qualcuno potrebbe dire che erano colpa di Napoleone quelle guerre, non lo credo, ma si potrebbe dire. La questione però non si esaurisce in questo, perché altrimenti, e visto che siamo in un'annata di profezie qui al Festival di Gorizia, introdurrei che quella che mi sembra una profezia tipicamente contemporanea con la quale si deve misurare il Napoleone dittatore in buona fede a cui lei cortesemente faceva riferimento, e cioè come finiscono le rivoluzioni? Punto interrogativo. Le rivoluzioni sono delle profezie, per usare appunto il lessico che quest'anno ci è sollecitato, e sappiamo come nascono, come nasce la rivoluzione francese, ci si può spiegare in tante maniere, ma lo sappiamo. Come finisce una rivoluzione? Questo è quello che angoscia i rivoluzionari immediatamente, non è solo un tema filosofico o storico, cioè, va bene, abbiamo rotto, anno zero, a proposito di profezie che si devono misurare con il tempo millenaristico, non in avanti ma in indietro. La profezia della rivoluzione francese non è nemmeno, forse, nel tempo futuro che scatena, ma in quel tempo precedente che azzera, quando fa il calendario nuovo, quando Robespierre dice abbiamo l'uomo nuovo, Saint-Just, cioè l'umanità nuova. E questa umanità nuova come si assesta? Come comincia a vivere? Come durerà? Dovremo essere rivoluzionari permanenti da un certo punto di vista, perché la trasformazione interverrà, per così dire, nelle nostre coscienze, nelle coscienze di tutti quanti, solo poco alla volta. Ma essere rivoluzionari permanenti significa fare che cosa di quelli che sono un po' più in ritardo in questa trasformazione? Che ne facciamo di quello che, in buona o cattiva fede, per usare la sua espressione, non si è immediatamente accorto che siamo in un'epoca totalmente nuova? Lo rieduchiamo come Pol Pot, lo mandiamo al confino o alla ghigliottina? Ne dobbiamo tenere conto, sì, ma intralcia e rallenta la profezia che si deve realizzare. È un ostacolo talvolta molto insidioso. Insomma, e poi quando è che saremo sicuri che la rivoluzione può andare a riposare? Fino a che l'ultimo di questi recalcitranti in buona fede, uomini forse più disattenti, si sarà convinto, o ci sarà un momento un po' prima in cui possiamo dire che la rivoluzione ormai è assestata? Napoleone deve rispondere a tutte queste questioni rapidamente, tra l'altro, perché i recalcitranti si chiamano l'imperatore d'Austria, l'Inghilterra, metà forse dei francesi. Bisogna dare delle risposte più o meno rapide, facendo in modo che in qualche modo la rivoluzione rimanga permanente per qualche aspetto. Pensiamo al suo grande memoriale di Sant'Elena, l'idea che comunque lui ha gettato il sasso della rivoluzione e il seme della contraddizione nell'Europa a venire e del suo tempo, ma dall'altra parte in qualche modo si deve un po' assestare, si deve fermare, perché il tempo che ci vorrà perché quella permanenza diventi la profezia realizzata è molto più lungo di qualsiasi dimensione biografica, e forse, come dicono i nostri appassionati ma antinapoleonici sostenitori della rivoluzione francese, quella rivoluzione ancora non è finita. Sì, dunque, volevo collegarmi al discorso che è stato fatto prima tra illuminismo, quindi 700, e oggi, il mondo di oggi. E c'è un aspetto che mi colpisce sempre, no? Col passare degli anni, positivismo e poi per arrivare a tempi sempre più recenti, noto da parte dell'essere umano una arroganza del sapere, cioè l'uomo pretende di poter dominare la natura, le risorse in tutti i suoi aspetti. È un atteggiamento che può essere forse figlio pronipote dell'illuminismo, però questo atteggiamento, a mio modo di vedere, è l'atteggiamento che porta ai vari disastri ecologici, di controllo delle risorse naturali e quant'altro.
E poi un altro aspetto che è noto, che non era prevedibile, immagino ai tempi dell'illuminismo, è l'aumento del numero di persone, di abitanti, esseri umani in questo pianeta. Normalmente quando una specie animale come l'uomo aumenta in misura così esponenziale, finisce con la rompere l'equilibrio, e qual è lo sbocco? Che è il patatrac, per, diciamo, in parole povere. Quindi, siccome l'uomo non credo che avrà mai la possibilità di controllare lo sviluppo totale del pianeta, prima o dopo la specie umana è destinata ad estinguersi. Non so se una profezia... No, come profezia è eccellente, no? Forse non è quella che ci incoraggia. Ma insomma. Se posso, se mi permettete un'osservazione, io prima parlavo di Antonio De Giuliani nella sua fase illuministica. Quando Antonio De Giuliani diventa pessimista e ritiene che le riforme illuminate dall'Aldo Giuseppe II siano state un disastro, scrive un libricino, La cagione riposta delle decadenze e delle rivoluzioni, che è stato ripubblicato da Benedetto Croce, che però nell'occasione si è anche rivolto a Luigi Einaudi per alcuni chiarimenti, perché questo autore nel 1792, 6 anni prima di Malthus, formulava la teoria che l'aumento di popolazione, in assenza di un adeguato aumento delle risorse, fosse una causa di crisi dello sviluppo, che però si risolveva con le guerre e le carestie. Ecco, dal che però deduceva pessimisticamente che ogni intervento dall'alto del governo illuminato fosse una cosa assolutamente inutile, perché le leggi cicliche dell'umanità erano quelle, diciamo così. A questo punto però, con questo pessimismo, usciamo certamente dal campo del pensiero illuministico. Ecco. Io mi sono trovato una decina di giorni fa a presentare un libricino simpatico che raccontava le disavventure, veramente disavventure, di un astronomo napoletano dell'Ottocento, un uomo poco conosciuto ma che dedica gran parte della sua occupazione a raggiungere un obiettivo che poi, come succede spesso tra gli scienziati, gli viene soffiato qualche settimana prima, quindi tutto quello che ha fatto. E quindi poi la sera mi sono trovato con una serie di amici astrofisici. E ho avuto la conferma di una cosa che in genere penso ognuno di noi percepisce. Non c'è nessuno di più prudente e di più consapevole di quanto poco si sappia, quindi poco arrogante, per usare la sua espressione, di un autentico scienziato. Gli scienziati, perché è vero che Kant dice sapere aude, cioè osa conoscere, e lo dice naturalmente in un momento, riprendendo naturalmente, che è necessaria la rottura, per così dire, delle conoscenze ormai troppo invecchiate. E tuttavia è vero che il processo della conoscenza, quando è autentico, ti mette nella condizione che ogni volta che apprendi, che conosci qualcosa, ti rendi conto dell'enormità delle cose che ancora non hai appreso. Questo però non dà torto alla ricerca scientifica, ma anzi la incoraggia a fare, con l'umiltà che, ripeto, è di tutti gli scienziati. Poi ci sono i volgarizzatori, gli entusiasti, eccetera. E quindi da questo punto di vista non avrei oggi paura di un'arroganza della scienza, piuttosto di un'arroganza del senso comune rispetto alla scienza. Però lei dice più o meno la stessa cosa. Sì, entro certi limiti, e i limiti sono anche quelli della seconda parte delle sue osservazioni. Diceva prima Giuseppe, ricordando il viaggiatore Fortis che va in Dalmazia, dice: vabbè, potremmo essere tutti quanti, riconoscerci italiani in un paese di 15 milioni di abitanti. Quello è Carli, scusami. 15 milioni di abitanti, con età medie che adesso non vorrei ricordare né sbagliare, ma che raramente superano i 50 anni. Oggi siamo 60 milioni. Le condizioni medie di esistenza di questi 60 milioni di abitanti sono inverosimilmente, come dire, proprio incomparabilmente diverse da quelle degli italiani, 4 volte di meno.
Questo non dà, come dire, torto al suo ragionamento, attenzione, vorrei essere chiaro. Ci dice tuttavia che i limiti che lei evoca, e che tante volte l'umanità, la peste nera per esempio della metà del 300 è un caso classico di riequilibrio tra numero degli popolazione e natura. E la grande rottura del sistema industriale è proprio questo, cioè che sposta molto in avanti il momento di verifica di questo equilibrio e determina le condizioni per cui la verifica di questo equilibrio possa essere fatta senza bisogno di peste nera. Via via che quelle ignoranze degli scienziati diventano piccoli frammenti di conoscenza maggiore. Voglio dire, cioè, che il limite storico, che il limite di sostenibilità del rapporto tra popolazione e risorse è un limite profondamente condizionato dalle conoscenze e dalle applicazioni, dall'utilizzazione della natura e dal rispetto dell'utilizzazione della natura che ne può derivare. E che quindi noi, se ci fossimo posti alla metà del 300 o anche solo alla metà del 700, con tutta la capacità profetica che volevamo possedere, non avremmo mai potuto immaginare che in 4 volte il numero degli abitanti dell'Italia fosse sostenibile o che il pianeta tutto intero fosse 6 o 7 volte il numero degli abitanti di quell'epoca. Non si poteva proprio immaginare di poter far vivere tanta gente e di farla vivere molto meglio, perché i mutamenti del rapporto tra l'uomo e la natura intervenuti in questi 2 secoli sono stati veramente molto significativi. Potranno continuare ad esserlo rispettando peraltro la natura, come lei giustamente ci dice? Beh, questa io credo che sia una sfida in termini veramente propriamente scientifici. Cioè, questo è l'obiettivo, ne parlavo appunto con questi miei amici quella sera, la mia domanda era, ma, l'avevo detto prima e voglio ritornarci, le fonti di energia di domani quali saranno? Il petrolio non potrà essere. Ma il petrolio oggi lo è per ragioni banalmente storiche, perché oggi gran parte delle risorse per la ricerca vengono bloccate da chi in questo momento ha previsto, ecco una bella profezia di tempo corto, che è il contrario di una profezia, che preferisce vivere 60-70 anni arricchendosi e sfruttando al massimo una fonte di energia che non durerà più di 60, di 70 o di 80 anni, piuttosto che prendere risorse, talvolta sono anche risorse militari, strategiche, guerre che si combattono, prendere quel denaro e impacchettarlo e metterlo sul modo di pensare un'utilizzazione della natura diversa in termini energetici che garantisca questa popolazione, garantisca i suoi livelli di vita, con quella sobrietà però di cui dicevo prima degli utopisti settecenteschi e probabilmente anche di più, ma con una fonte che non è quella che oggi fa arricchire una parte del pianeta e probabilmente sta condannando ad una nuova peste nera, cioè un nuovo momento di verifica drammatica dell'equilibrio tra natura e popolazione. Questo mi sembra il senso, come dire, della sua domanda e anche il senso della posizione in cui ci troviamo in questo momento nel mondo. Bene, io ringrazio, penso che abbiamo nel limite del possibile oggi svisciato l'argomento. Grazie a tutti quanti.